Eccoci tornati insieme, abbiamo in videocollegamento con noi il primo ospite di oggi che è Gaetano Panunzio di Caritas Italiana. Buongiorno Gaetano, ben trovato. Buongiorno, ben trovati e grazie. Grazie a te. Lo abbiamo preannunciato nel corso dei saluti introduttivi della puntata di Just Today di oggi. Questo fine settimana c'è stato un importante convegno Caritas a Roma sulla giustizia riparativa. Si sono presentati i risultati del progetto sperimentale nazionale di giustizia riparativa coordinato appunto da Caritas Italiana. Caro Gaetano, io innanzitutto ti chiederei una definizione di giustizia riparativa, così da allinearci tutti quanti sulla chiacchierata che faremo. Che cos'è la giustizia riparativa? Sì, allora, innanzitutto ancora grazie per questo invito e per l'attenzione che avete mostrato nei nostri confronti. La giustizia riparativa è un approccio volto a fronteggiare il danno o il rischio del danno. È un approccio che mette insieme la comunità e proprio su questo noi, le Caritas aderenti, si sono come dire, molto attivate in questo senso. E quando parliamo di danno, ne parliamo non solo da un punto di vista, come dire, penale, non parliamo solamente di reato, ma parliamo di un approccio molto più largo e quindi questo progetto ha interessato le scuole, ha interessato le carceri, ha interessato i centri educativi. Abbiamo incontrato, quando vi parlo di scuole, vi parlo dell'incontro sia con docenti che di alunni. Abbiamo incontrato gli stessi volontari della Caritas e gli operatori dei centri d'ascolto. È stato un lavoro molto bello con dei numeri veramente che ci hanno sorpreso. Abbiamo davvero animato il territorio, tanto che poi siamo stati chiamati a condurre questi momenti di confronto, di ascolto. La giustizia riparativa non divide, la giustizia riparativa è quella giustizia che mette insieme la comunità e che cerca di trovare una soluzione appunto attraverso l'ascolto, attraverso il dialogo, attraverso il rispetto e la dignità della persona. Per noi il vero problema non sono le persone, il problema è il problema. È a questo che noi miriamo quando nei circoli o comunque nei momenti di incontro riusciamo a incontrare. Grazie Gaetano, anche perché quando abbiamo un danno da fronteggiare pensiamo immediatamente ad uno scenario di conflittualità. Oggi chiedo scusa, ieri, ma oggi le abbiamo riproposte le parole del Papa. Ieri il Papa diceva: ci vuole più coraggio a fare la pace che a fare la guerra. Quanto è vera questa espressione, soprattutto nelle dinamiche della nostra quotidianità? Sì, no, ma allora nei nostri, Papa ha perfettamente ragione, nella misura in cui quando abbiamo anche incontrato, vi faccio un esempio, abbiamo incontrato i docenti che sono rimasti un po' spiazzati da questa proposta di parlare di giustizia riparativa, quando poi gli abbiamo fornito alcuni strumenti, loro dapprima si sono meravigliati, poi applicando loro stessi questo metodo, questa realtà bellissima che è la giustizia riparativa, hanno loro stessi riscontrato come il dialogo, come prendersi del tempo, come dare il giusto tempo, come l'ascolto, hanno avuto risvolti assolutamente positivi nel corso delle attività che sono state svolte dalle diocesi, in particolare per questo progetto sperimentale di giustizia riparativa. L'ascolto, le otto diocesi, l'ascolto è stato
importantissimo. Tanto che, come vi dicevo, i numeri sono stati davvero impressionanti. All'inizio siamo stati chiaramente noi ad animare il territorio e a proporci noi alle varie realtà che prima vi indicavo, ve ne ho citate solamente alcune. Successivamente, evidentemente, il lavoro che è stato fatto è stato buono, è stato davvero ottimale, per cui sono state altre realtà a contattarci. Questo è simbolo di come la nostra comunità ha bisogno di momenti di incontro, momenti di ascolto in cui le persone non si devono sentire giudicate senza pregiudizi. Bene, Gaetano, noi attraverso te ringraziamo tutta Caritas Italiana per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente su tutto il territorio nazionale e oltre, e ti invito, ecco, tante volte a tenerci anche informati su successive iniziative, perché con piacere ti ritroveremo su Padre Pio TV per confrontarci e appunto seguire i lavori di una realtà così importante come Caritas Italiana. Grazie, grazie ancora e buona giornata a tutti.